Vedo nel funzionamento della giustizia italiana una dimensione arretrata, patriarcale, perché la morte di mia madre è stata prima di tutto un femminicidio, compiuto da un criminale che si è accanito contro le donne. Anne Lanciotti è la figlia di Nadine Morio, una donna francese di 36 anni che fu tragicamente uccisa nel settembre del 1985 a Scopeti, San Casciano, Firenze. Assieme a lei perse la vita il suo nuovo compagno Jean-Michel Kraveichvili, 25enne francese di origini georgiane. Questo doppio omicidio, conosciuto come il delitto degli Scopeti, fu l'ultimo attribuito al mostro di Firenze, segnando la fine di una lunga serie di omicidi che seminarono il terrore nel nostro paese dal 1968 al 1985, contando ben 8 casi di duplice omicidio in 17 anni. Tra i presunti responsabili ci fu il contadino Pietro Pacciani, condannato all'ergastolo in primo grado e successivamente assolto in appello. Tuttavia l'assoluzione fu annullata dalla Cassazione. Pacciani si spense il 22 febbraio 1998, all'età di 73 anni, proprio mentre attendeva di affrontare un processo. Questo evento contribuì a mantenere il mistero sulla vera identità del mostro di Firenze. I familiari delle vittime ritengono di non aver mai ottenuto una piena giustizia. Recentemente la figlia di Nadine Morio ha fatto per la prima volta visita a Firenze, il luogo in cui sua madre fu tragicamente uccisa. È giunta in Italia per partecipare all'udienza in opposizione all'archiviazione richiesta dalla procura per gli ultimi sviluppi delle indagini. Anne Lanciotti ha voluto far udire la propria voce, chiedendo ulteriori approfondimenti investigativi. Sono qui perché voglio capire come mai ci sono stati errori e sentenze a metà. La giustizia non è stata per noi soddisfacente. Secondo il suo punto di vista, molte verità rimangono ancora celate. Anne Lanciotti sostiene che il mostro, concentrandosi particolarmente sulle donne, potrebbe essere stato l'autore principale di una serie di femminicidi. Questi atti rappresentano un desiderio di dominio e una violenza sistematica contro il genere femminile. Al momento dell'omicidio di sua madre, Anne Lanciotti, la seconda delle due figlie di Nadine, aveva solo 5 anni. Pur essendo ora adulta, ricorda ancora con immenso dolore il giorno in cui scoprì che la sua mamma non c'era più. Anne ha espresso queste parole, commossa. Ricordo mia madre come una donna allegra, dolce, innamorata delle sue figlie. A casa era sempre una festa. Successivamente, tutto è sprofondato nel buio. Attualmente Anne rifiuta l'etichetta mostro per riferirsi ai responsabili di questi crimini. Ha specificato: «Non chiamatelo così. La parola mostro rimanda a qualcosa di non umano. Invece, siamo davanti all'operato di persone con disturbi mentali gravissimi». A Firenze, insieme ad Anne, c'era anche Salvatore Maugeri, amico d'infanzia del compagno di Nadine. L'uomo ha poi aggiunto: «La giustizia italiana ci ha sputato in faccia. Siamo stati calpestati, lasciati soli davanti a un dramma orrendo». Più il tempo passa, più diventa evidente che la storia terribile del mostro di Firenze richiede una riscrittura completa. In un processo parallelo a quello di Pietro Pacciani, altri coinvolti, noti come i compagni di merende, Mario Vanni, deceduto nel 2009 all'età di 81 anni, e Giancarlo Lotti, morto nel 2002 a 62 anni, furono condannati. La difesa di Vanni è convinta che l'uso delle nuove tecnologie possa dimostrare che il tragico delitto degli Scopeti non sia avvenuto la domenica 8 settembre 1985, bensì alcuni giorni prima. Questo dettaglio potrebbe essere cruciale, soprattutto considerando che Giancarlo Lotti, il quale si autoaccusò coinvolgendo Pacciani e Vanni, indicò la notte tra domenica e lunedì come il momento giusto per gli omicidi delle coppie. Se l'aggressione fosse avvenuta qualche giorno prima, le affermazioni dei compagni di merende verrebbero contraddette. Le 17 fotografie presenti nel rullino della macchina fotografica di Nadine e Jean-Michel potrebbero risultare cruciali in questo contesto. All'epoca del loro recupero, gli investigatori affermarono che quelle immagini non contenevano informazioni significative.
le foto scattate dalla coppia durante quella tragica vacanza potrebbero risultare fondamentali per gli investigatori nel tracciare gli spostamenti delle vittime prima del loro tragico destino. Esse potrebbero rivelare la data precisa del doppio omicidio. Il difensore storico di Mario Vanni, Nino Filastò, scomparso nel 2021 all'età di 83 anni, era convinto che il vero serial killer fosse ancora da identificare. Filastò ipotizzava l'esistenza di un mostro poliziotto, un assassino che operava con le stesse modalità delle forze dell'ordine. Inizialmente, un sospettato diverso dai compagni di merende figurava nella lista degli investigatori, ma successivamente non fu più considerato. Le indagini contemplavano anche il nome del medico perugino Francesco Narducci come presunto mandante degli omicidi. Il suo coinvolgimento rimane un mistero difficile da risolvere. Un altro ramo d'indagine coinvolse il farmacista di San Casciano Francesco Calamandrei, accusato dalla sua ex moglie di essere coinvolto nell'organizzazione dei delitti. Tuttavia l'uomo fu assolto perché il fatto non sussiste. Nel recente frammento d'indagine è stata riproposta l'analisi della cartuccia di proiettile trovata nel 1992 nell'orto di Pacciani. Inizialmente considerata un indizio contro il contadino, una perizia ha dimostrato che non apparteneva alla calibro 22 utilizzata per i delitti. Tuttavia, l'arma vera e propria non è mai stata rinvenuta.